Abbiamo menzionato nello scorso episodio Franz Liszt, Gaspard Delaunay di Ravel e Sergiu Celibidache. La scelta del soggetto della nostra prossima conversazione è venuta da sé. A 18 anni è stato definito da Alfred Cortot il nuovo Liszt. La sua interpretazione di Gaspard Delaunay è ancora oggi insuperata e Celibidache, suo grande amico, è stato uno dei pochissimi direttori con cui lavorava volentieri. Parliamo di Arturo Benedetti Michelangeli, il divo del pianoforte, simbolo della perfezione e del perfezionismo, ma soprattutto il simbolo del più sincero e umile amore per la musica. Peraltro è un pianista che è ben presente nella memoria degli appassionati di musica, anche grazie ai dischi, perché anche chi non l'ha ascoltato può ascoltare i dischi. Non tanti, ma insomma ce ne sono. E quest'anno poi sono 100 anni della nascita, no? Era nato nel 1920, quindi è anche uscito qualche libro che ricorda queste cose, insomma, questo artista unico. Sono usciti dei documentari televisivi, insomma, si è parlato, e per fortuna si parla ancora, di questo pianista straordinario che io ascoltai diverse volte per questa fortuna. Cominciai a ascoltarlo quando ero ragazzo, credo avevo 13-14 anni. All'epoca lui veniva ogni anno a fare un concerto a Torino, dove io vivevo, e ricordo benissimo l'esecuzione di Gaspard Delaunay, che io non avevo mai ascoltato, peraltro. E rimasi così impressionato, soprattutto, devo dire, allora ero giovane, ero immaturo, ignorante, non sapevo quasi niente, però ho soltanto dei flash della memoria. E ricordo però nel terzo movimento, in Scarbò, quando c'è quel grande salto di ottava, re, mi, re, eccetera, tararò, questo col suono di Michelangeli era straordinario, perché il pezzo inizia con delle quartine nel registro grave, che sono un fruscio praticamente, un suono quasi non timbrato, un rumore quasi, e poi improvvisamente viene fuori questo. Quello che mi fece tanta impressione nella bellezza, nello splendore della sua esecuzione, il suono, tutte queste cose che allora non ero neanche in grado di apprezzare, però fu come un pugno nello stomaco. E ricordo che poi ci furono tutti gli anni in cui lui non veniva più a suonare in Italia, sono queste beghe ben note, eccetera, però sappiamo anche che faceva un'eccezione per il Vaticano, perché il Papa era bresciano, eccetera. Sì, sì. E io andai a sentire un concerto suo alla Sala Nervi tanti anni dopo. Adesso ero diventato grande rispetto al ragazzino che ero allora, facevo il critico musicale, eccetera, quindi me ne intendevo un po' di più, e lui suonò Gaspard Delaunay e io ebbi questa impressione unica, cioè mi sembrava di averlo ascoltato ieri e riscoltarlo oggi, insomma, voglio dire, non erano passati 30 anni abbondanti da quel ricordo, era immediato, insomma, un circuito. Ebbi l'impressione che lui lo suonasse nello stesso modo, insomma, cioè in maniera assolutamente perfetta.